Grazie, complimenti, facciamo un applauso per il professor. Poi lascio passare qualcosa anche ai professori. Eccoli qua. Alessandro Motti, Giulio Arpetto, Matteo Michele De Mella e Pedro Sacconi. Allora, qua non so se lo sapete, ma uno è l'allenatore dell'altro. E adesso però il test è chi è l'allenatore di chi. Provate a indovinare. Facciamo Maria Gialla o Maria Rossone? Alzate di mano. Chi dice che l'allenatore è Maria Gialla? Nessuno. A uno. Sì, ma finse perché lo salvi. Allora si vede che è la mamma che frega. Alessandro Motti, insomma, mi aspettavate, complimenti. Eravamo quasi fuori al primo turno, quindi non ci aspettavamo, anche perché la settimana scorsa, dopo 3 anni, il primo torneo, quindi quello che succedeva non si sapeva. Poi anche lui era un infortunio, quindi una coppia un po' così di due mezzi doppi. E comunque grazie, perché senza la wildcard non saremmo neanche entrati in campo, perché non potevamo giocare. Quindi grazie al direttore, a e a tutto il pubblico che è venuto tutti i giorni a vederci i nostri doppi, insomma, un po' pazzerelli. Avete fatto la fila, forse non sono tutti sani, perché la pubblica è il numero 91 del mondo di doppio, quindi siamo qualche partita alla giocata. Giulio, allora, come è andata il corso? Sì, sì, forse sto migliorando giorno dopo giorno, sono contento che ho avuto l'opportunità di giocare qui insieme a Alessandro, quindi come ha detto lui, grazie mille per la wildcard al torneo e grazie anche a tutti voi per essere venuti anche stasera e complimenti anche ai nostri avversari per l'ottimo torneo di Sudaro, è un gruppo di un po' di tanto di Cavallo e niente, è un torneo organizzato benissimo, fantastico, sono stato benissimo questa settimana e ogni tanto con Alessandro mi ha piacere di venire qui a allenarci, è quasi come se giocassi a casa più o meno, quindi mi sono divertito tantissimo e sono contentissimo di aver venuto davanti a tutti voi dopo l'anno che abbiamo passato, è veramente bello tornare qui e giocare davanti a pubblico come voi. Come ha detto lui, sono contentissimo perché dopo un infortunio è veramente difficile giocare, quindi tornare alla vittoria dopo più di un anno in doppio, soprattutto con il allenatore, è ancora più bello, quindi grazie a tutti. Bravo! Grande Giulia!